Ciao a tutti, eccomi ritornata con un nuovo video. Allora, oggi l'illuminazione credo che sia migliore della volta precedente e dietro le mie spalle ho cercato di creare un'atmosfera natalizia. Partiamo subito con il video di oggi, che è ovvero come risparmiare, come cercare di risparmiare magari anche guadagnandoci sopra. Sì, so che sembra un discorso strano, però vi spiegherò come fare shopping risparmiando. Che vi assicuro che si può, ve lo dico sulla mia esperienza. Allora, sappiamo già che tra un anno, so, a settembre dell'anno prossimo, saremo invitati a una cerimonia. Magari siamo le damigelle, o comunque siamo invitati a una cerimonia, che sia un matrimonio, o che sia un altro evento, una cerimonia di laurea, o un altro tipo di cerimonia. Insomma, ce ne sono mille. Comunque, siamo sempre invitati a queste cerimonie, ma non sappiamo assolutamente cosa mettere e magari arriviamo, non so, una settimana prima dall'evento e bene, non abbiamo niente nell'armadio e andare nei negozi costa una fortuna e quindi magari ripieghiamo, che ripiegare, come vi spiegherò dopo, un altro discorso, va benissimo, a ripiegare, tra virgolette, recuperare dall'armadio, quello va benissimo. Però io vi dico, comunque vi faccio un esempio, che magari sicuramente capiterà, che volete magari essere al meglio, in realtà non riuscite perché comunque non siete, non possiamo spendere, non potete spendere, non possiamo spendere centinaia di euro e quindi ci dobbiamo accontentare magari di un look ripiegato, che magari non ci fa neanche sentire contente. E quindi ecco, che cosa vi consiglio di fare? Allora, innanzitutto diamo un'occhiata ai siti online, possiamo acquistare veramente tantissime cose a prezzi super convenienti che non c'è paragone con i negozi, veramente non c'è nessun paragone con i negozi, nel senso che le cose comunque sono valide e costano poco. Ma se non siamo di quelle che amiamo fare shopping online perché non siamo pratiche di computer, di tecnologia, non abbiamo un conto, non abbiamo PayPal, non abbiamo queste cose qui, niente panico, perché comunque ci sono i negozi fisici che anche questi, se ben studiati, si possono anche rivelare molto 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 interessanti. Innanzitutto, se abbiamo nella nostra città delle vendite occasionali tipo spacci, aziende che comunque mettono a disposizione della merce che sia fallata uno, e non, comunque fallata, vi assicuro che può essere anche solo un filino tirato nella parte interna che non si vede, oppure l'etichetta che non c'è, per cui ecco, non formalizziamoci sul fatto che sia fallata la roba. E tra poco inizieranno i saldi, vi faccio un esempio, a gennaio inizieranno i saldi. E non pensiamo che nei saldi, non so, invernali, dobbiamo per forza comprare, non so, il cappotto, il maglione, no, perché comunque anche nei saldi invernali si trovano le cose che vanno bene anche per l'estate. Non dico per l'estate piena, però magari primavera, settembre, quei periodi lì si trovano, perché ci sono tantissimi abiti, come ad esempio quello che sto indossando, che una collezione passata di Yamamay, questo però era uscito per l'inverno. In realtà questo è un abitino molto leggero che va benissimo anche per la primavera. Quindi ecco, vi consiglio di dare un'occhiata, ecco, a questi saldi se vi servono delle cose estive, magari per un evento, come vi ho detto prima. Poi ovviamente calibrare tutto e guardare i siti online se si riesce e i negozi fisici, i saldi sono fondamentali. Poi un altro metodo per risparmiare è chiedere campioncini, ai negozi, profumerie, supermercati, loro sono pieni, hanno i cassetti pieni, i campioncini. Quindi andiamo a comprarci un rossetto, faccio un esempio, o accompagniamo un'amica che si compra qualcosa, insomma, una cosa del genere. Loro magari sono taccagni e noi diciamo no, ma volevo provare un campioncino, non è che c'è un campioncino, un campioncino salta sempre fuori e sono comodi perché comunque anche un campioncino di crema, un campioncino di profumo, metti insieme, alla fine magari la crema non te la compri perché hai mille campioncini o hai tanti profumi da provare, quindi ecco, anche in questo caso sono comodissimi.
Poi consiglio di fare la spesa in modo oculato, ovvero non andare al supermercato e comprare un po' così, mettere dentro al carrello quello che ci vuole, in un attimo arriva a 100 euro, 50-100 euro, come ridere, ma puntare agli articoli, quindi guardare gli sconti anche in questo caso, perché ci sono sempre gli sconti nei supermercati. Quindi appuntarsi le cose che servono guardando gli sconti. E poi si possono scaricare anche da internet dei buoni sconto. Sotto nell'info box vi lascerò dei link. Adesso, per esempio, sto leggendo che c'è coupon.it, codice sconto, sconto maggio, ce ne sono tantissimi. E sotto, comunque, appunto, come dicevo prima, vi linko alcuni di questi siti. Poi, un'altra opportunità per risparmiare, magari anche farsi qualche soldino, è scaricarsi l'applicazione Depop. Ce ne sono anche altre, credo, però io conosco questa. Ho anche un profilo, mi metterò in un riquadro qui o qui, non lo so, nel montaggio mi metterò in riquadro con il mio profilo e lì si possono vendere comunque degli articoli. Si scatta, è molto semplice, si scatta la foto e poi aspettiamo che comunque qualcuno ci chieda informazioni. E appunto si possono, si ricevono dei soldini e magari con questi possiamo comprare un'altra cosa che abbiamo visto sempre su Depop, perché no? Poi un altro consiglio che vi posso dare è quello di farsi i propri trattamenti di bellezza a casa. Sì, lo so che a tutte piacerebbe prendere e dire: oh, ci vado in un bellissimo centro benessere, mi faccio fare la ceretta, magari mi faccio fare un bel massaggio, mi faccio fare una pulizia al viso, mi vado a fare i capelli. Cioè, io sono la prima che prenderei la borsa e uscirei subito se me lo potessi permettere, ve lo assicuro. Ma purtroppo non siamo, cioè, beati chi se lo possono permettere, ma credo che la maggioranza non possa. Quindi non demordiamoci, non è che dobbiamo trascurarci per questo motivo, no, assolutamente no. Quindi armiamoci di pazienza, di prodotti, ce ne sono tantissimi in giro. Io vi ho fatto già delle recensioni anche riguardo Equilibra, i fanghi termali, lo scrub. Sono ottimi, lasciano la pelle liscia, compatta. Poi riguardo trattamenti corpo, le creme, una bella crema rassodante, una crema idratante, ce la spalmiamo da capo a piedi, una crema per i piedi, ci esfoliamo i piedi, facciamo tutti questi trattamenti a casa, una maschera. Adesso ci sono mille maschere, sono quelle purificanti, quelle in tessuto. I patch sotto, da tenere sotto, come si dice, sotto l'occhio per le occhiaie. Siamo invasi da tutti questi prodotti e anche questi prodotti si possono trovare con gli sconti. Ad esempio, ne ho acquistati un tot su Amazon. E, per cui ecco, armiamoci di tutte queste belle cose di un pomeriggio, magari il sabato siamo a casa. E dedichiamoci queste 2 o 3 ore a noi stessi. Riguardo i capelli, anche i capelli è lo stesso discorso. Non dico che dobbiamo andare al parrucchiere, ovvio, però certo tutte le settimane, dipende quanto costa nelle città. So che in certe città, specialmente nel sud Italia, costa meno. Qui al nord i parrucchieri sono un salasso, vabbè. E, a parte che io non sono tanto amica del parrucchiere, ma comunque questo è un altro discorso. E magari prediligiamo la piega fatta a casa, anche lì adesso ci sono a disposizione ferri, piastre, phon, spazzole, cioè abbiamo l'imbarazzo della scelta per poter farci la piega a casa. Io ho fatto anche un video su come tagliarci i capelli da sole, tagliarci nel senso, ribadisco, nel senso di spuntare, non tagliare, fare dei tagli mirabolanti, soprattutto di spuntarli, per cui ecco, riusciamo a fare tante cose a casa. Cose a casa. Bene, io spero di esservi stata utile con questo video. Magari fatemi sapere se volete magari fare, non so, approfondire certi temi. Magari più avanti metterò altri video su come risparmiare, magari su altre cose che mi possono venire in mente, che posso, boh, non so, vediamo un po'. E niente, io le mie luci di Natale. Vi salutiamo e niente, se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel pollicione in su, così io capisco che vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e quanti ci sono,
Attivate le notifiche sotto il video dove c'è la campanella, cliccate la campanella e attivate le notifiche. Ok, vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!